Scusi, il Sì. dato rilevante è che è l'unica forza che attualmente, come ha ricordato giustamente, avete ricordato nel servizio, che ha bombardato un magazzino di armi dei tagliagole dell'ISIS, dove altri paesi, tra cui anche l'Italia, tentenna rispetto a un intervento deciso e forte contro il quartier generale dello Stato islamico, dove vengono organizzati, dove vengono finanziati, dove vengono addestrati i tagliagole che non solo in quei territori ammazzano migliaia e migliaia di bambini inermi, ma anche in Europa decidono di ammazzare civili. E invece, quando c'è da difendere un interesse petrolifero o di condotto o qualche interesse energetico e di grandi affari, di grande lobby, tutti pronti ad intervenire senza alcun tipo di copertura di organismi internazionali. Ricordo la Libia. Quando c'è da difendere delle vite umane, tutelare la sicurezza, combattere il terrorismo internazionale, ci sono mille se, forse però.